una patologia con un alto impatto sulla popolazione. È il tumore che ha il più alto tasso di incremento tra i tumori di razza bianca, più 7% annuo, ma allo stesso tempo con un'alta percentuale di guarigione se diagnosticato e operato precocemente. Da evidenziare anche i cosiddetti tumori cutanei non melanocitari, che sono i più numerosi fra tutti i tumori. Si calcola che un tumore su ogni 5 tra quelli diagnosticati in Toscana sia un carcinoma della cute e che, insorgendo spesso sul volto, possono lasciare importanti esiti cicatriziali sia dal punto di vista funzionale sia estetico. A Firenze la Melanoma and Skin Cancer Unit si occupa di questo. Recentemente sono stati inaugurati nuovi spazi di questa struttura di riferimento regionale e dell'area vasta centro, che garantisce una presa in carico multidisciplinare del paziente dall'inizio alla fine del percorso assistenziale, compreso il successivo follow-up. Il centro si trova all'interno dell'ospedale Santa Maria Annunziata e fa parte della rete delle Melanoma Unit nazionali dell'Intergruppo Melanoma Italiano, con le quali collabora per studi multicentrici, trials clinici, sperimentazioni. Qui, oltre ad assistere il paziente, si fa anche attività di ricerca. Bentrovati a tutti, oggi parliamo dei tumori della pelle, un argomento importante anche in vista dell'estate. Vi vado a presentare i miei ospiti, il dottor Lorenzo Borgognoni, che è direttore della chirurgia plastica ricostruttiva e melanoma Skin Cancer Unit dell'azienda USL Toscana, dell'azienda USL Toscana Centro. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. E la dottoressa Serena Sestini, che è medico del Melanoma Skin Cancer Unit della USL Toscana Centro dell'ospedale Santa Maria Annunziata, come abbiamo visto dalla scheda. Grazie anche a lei. E prima di partire, però, dobbiamo, come dire, fare un chiarimento, precisare una cosa. Dottor Borgognoni, nella scheda si parla di razza bianca. Si intende, naturalmente noi non siamo razzisti, si sta parlando di scienza, vuol dire la carnagione bianca, chiara? Esatto, sì, è un dato epidemiologico, per cui i registri tumori ci danno questo numero, dando dei numeri diversi per gli individui di pelle chiara, per i quali il melanoma ha un aumento di incidenza veramente elevatissimo rispetto agli individui di pelle nera, in cui il melanoma è presente, ma con un aumento di incidenza minore rispetto agli individui di razza bianca. Ecco, ma chi ha la pelle nera non ha il melanoma? Non gli può venire? Ce l'hanno anche loro, l'hanno anche loro, anzi la diagnosi è anche più complessa, proprio perché si distingue meno bene la pigmentazione diversa rispetto ai caucasici, ma l'incidenza appunto è inferiore. Questo era per precisare, insomma, che si fosse chiesto come mai razza bianca. Allora, dottor Borgognoni, quando si parla di melanoma, che cosa si intende? E in che cosa si differenzia dagli altri tumori della pelle? Melanoma è un tumore che insorge sulla pelle e origina dai melanociti, che sono le cellule che compongono normalmente i nei. A un certo punto delle cellule si differenziano, impazziscono e danno origine ad una linea patologica neoplastica, il melanoma. Il melanoma è il tumore di cui più si parla, ma non è certo il più frequente sulla pelle, anzi. Da una parte il melanoma rappresenta solo il 5% dei tumori cutanei, ma dall'altra da solo rappresenta circa il 75% delle progressioni e anche dei decessi per tumori cutanei. Il melanoma però si guarisce, la gran parte dei melanomi sono curabili, soprattutto se si fa una diagnosi precoce. Noi abbiamo portato delle foto proprio per spiegare. Partirei dalla foto numero 1 proprio per capire questi passaggi, ma anche perché visivamente così capiamo anche meglio di cosa stiamo parlando. Sì, questo è un melanoma iniziale. Come vedete può essere molto simile ad un neo, anche se si vedono dei nei nello sfondo che sono molto più piccoli. E qui vediamo dei colori diversi, una zona chiara che per gli addetti ai lavori è una zona di regressione, per cui è un neo più grande che sta cambiando colore. Se poi vediamo l'immagine successiva, la foto numero 2,
vediamo come se il melanoma rimane in sede, poi dopo mesi o anni queste caratteristiche si accentuano, per cui quell'area che era chiara diventa ancora più chiara, bianca, rosea, e magari si sviluppano delle zone nerastre. Per questo che diciamo che tutte le volte che ci sono dei cambiamenti di colore, le lesioni pigmentate vadano fatte vedere al medico. Quindi questo è importante. Nella foto numero 3, che è la successiva, ecco, dovremmo vedere probabilmente un esempio esatto di un carcinoma cutaneo. Questi invece sono i tumori assolutamente più frequenti. Sono piccoli noduli, vedete una zona ulcerata centrale. La grande differenza con il melanoma è che il melanoma si può diffondere al di fuori della pelle, mentre i carcinomi, questo è un carcinoma basocellulare, rimangono confinati alla pelle, dove possono accrescere e dare dei problemi locali. Nella successiva, il 3bis, che abbiamo chiamato così per facilitare il compito. Ecco, questo invece è un carcinoma spinocellulare. Al di là che è una lesione più grande, una placca ulcerata, il carcinoma spinocellulare invece può diffondere al di fuori della pelle, può diffondere ai linfonodi. E di carcinomi poi ce ne sono molte varianti, carcinomini di origine annessiale oppure neuroendocrini, che come il melanoma possono appunto andare oltre la pelle e diffondersi a tutti gli organi. Una cosa importante però nei tumori cutanei, che li accomuna e li differenzia da tutti gli altri tumori, è che insorgono sulla cute, sono visibili, per cui a differenza di un tumore di un organo interno... L'allarme dovrebbe essere... La diagnosi precoce è veramente molto più semplice. Se pensiamo a un tumore del polmone o dello stomaco, per poterlo diagnosticare presto dobbiamo avere dei sintomi o fare degli esami. I tumori cutanei si vedono, per cui andare dal medico curante non appena una lesione cambia. E questo è importante. Dottoressa Sestini, una volta diagnosticato il tipo di patologia, qual è il percorso da seguire? Il percorso ottimale prevederebbe che una volta che il medico curante osserva una neoformazione cutanea sospetta, la invia al dermatologo di riferimento ambulatoriale o della struttura dermatologica. Se lo specialista conferma il sospetto clinico, effettua una biopsia scissionale. Qualora l'esame istologico evidenzi un melanoma, se si tratta di un melanoma in fase iniziale, quindi diciamo un melanoma con uno spessore istologico inferiore ad un millimetro, tranne eccezioni, deve essere effettuato un allargamento, cioè un'asportazione a un centimetro dai margini, che può essere effettuata dal dermatologo stesso. In caso invece di melanomi più avanzati è preferibile, anzi lo specialista deve inviare il paziente alla unit, dove è necessario effettuare un allargamento a 2-3 centimetri, questo per diminuire il rischio di recidive locali, effettuare la ricerca del linfonodo sentinella e secondariamente sarà deciso se eseguire l'asportazione radicale dei linfonodi loco-regionali e in alcuni casi addirittura terapie mediche aggiuntive alla chirurgia vanno sotto il nome di terapie adiuvanti. Se invece l'esame istologico evidenzia un carcinoma, anche in questo caso se è un carcinoma iniziale può essere lo stesso dermatologo ad effettuare l'asportazione. Se invece è un carcinoma avanzato, un carcinoma recidivo o se si tratta di forme rare molto aggressive, quale un carcinoma a cellule di Merkel o un porocarcinoma, è conveniente che il paziente sia inviato alla unit. Abbiamo sentito nella scheda del melanoma unit, tra l'altro è stato inaugurato da poco, siamo all'ospedale di Ponte a Nicchere a Bagnarrifoli perché si conosce meglio che, piuttosto che come Santa Maria Annunziata. Allora, intanto perché è nata e qual è proprio il suo scopo? Sì, la unit, lo dice la parola, è una unità, perciò è una struttura dove lavorano insieme specialisti, esperti e dedicati alla cura di un determinato tumore, ma oltre che una struttura è un modo di lavorare, perciò al pari delle melanoma unit internazionali, nella unit dobbiamo avere un approccio multidisciplinare e integrato al paziente. Nasce perché è dimostrato dai dati della letteratura che nelle unit il paziente oncologico trattato ha degli esiti migliori. Che cosa vuol dire? Vuol dire minori complicanze dopo un intervento chirurgico, vuol dire minori tempi di ripresa. Ci sono indicatori specifici per cui si vede che il paziente oncologico trattato nella unit ha tempi di sopravvivenza e di intervallo libero da malattia
migliori. Presso la unit il paziente viene preso in carico e la sua mission è quella di dare le migliori cure. Oggi le cure chirurgiche sono integrate ad altre terapie, anche nel melanoma, elettrochemioterapia, terapia con farmaci a bersaglio molecolare, immunoterapici, tutti trattamenti che vengono fatti presso la unit e che perciò determina una presa in carico del paziente, è un punto di riferimento per il paziente, che però non deve essere un'isola. Ecco, nel modello toscano la unit è integrata in un sistema in rete, per cui il paziente che abbia un accesso a delle strutture dermatologiche dell'area vasta centro, Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con un collegamento diretto può essere inviato alla unit di area vasta. E noi, per vedere come si articola la struttura, per capire meglio come funziona, siamo andati proprio all'ospedale Santa Maria Annunziata, Bagnarripoli. Abbiamo intervistato la dottoressa Cristina Chiarugi, che è specialista proprio in chirurgia plastica, e ci ha spiegato bene come funziona, ma anche la ricerca importante che stanno facendo. Vediamo. Noi siamo un'equipe multidisciplinare, il maggior numero di medici sono chirurghi plastici, come è abbastanza comprensibile visto che si tratta di operare siano melanomi che carcinomi, tumori della pelle, e quindi l'intervento chirurgico è nella maggior parte dei casi definitivo e quindi sufficiente, in altri casi comunque necessitano tecniche di ricostruzione particolari. Poi al secondo posto direi senz'altro i nostri dermatologi, che ovviamente sono fondamentali per tutta la parte che riguarda la prevenzione, il follow up, quindi prevenzione precoce eccetera, e ci avvaliamo poi delle consulenze e integriamo il nostro lavoro con oncologi medici che non fanno parte dell'equipe, però ci incontriamo settimanalmente per discutere con oncologi medici, radioterapisti e radiologi, per discutere quei casi nei quali oltre il trattamento chirurgico c'è necessità di terapie aggiuntive, chemio, radioterapie. Infine, ma non certamente per ultimi, ci sono i nostri infermieri, l'equipe infermieristica che fa parte dell'equipe multidisciplinare, di cui sicuramente una figura importantissima è l'infermiere di percorso, che è l'infermiere che ci aiuta a prendere in carico il paziente e a seguirlo in quelle che saranno prenotazioni per visite, esami, controlli, tutto mediato dal nostro aiuto point, che è fondamentale. Ecco, questa diciamo che è l'organizzazione multidisciplinare della unit. Il paziente accede con richiesta del medico curante chiamando il CUP metropolitano. Ovviamente è indispensabile che nella richiesta ci sia la priorità. Vorrei specificare che le visite urgenti, che qui vengono fatte nel giro di 48-72 ore, però vengono garantiti i sospetti melanomi o i melanomi già accertati con un esame bioptico. Questo perché? Per evitare che il neo sospetto o altro intasi un'unità che è già, diciamo, di un secondo livello. Per questo funziona benissimo lo screening sul territorio, che è gestito dai dermatologi, dalle unità di dermatologia, le quali visitano, fanno biopsie e quindi poi inviano direttamente quei casi che devono proseguire il loro iter terapeutico da noi, evitando anche al paziente di ricorrere a nuovi appuntamenti CUP, perché abbiamo un servizio tramite il quale ci inviano per posta elettronica il nominativo del paziente di cui ci dobbiamo fare carico, e noi nel giro di una settimana, senza rifar passare il paziente dal CUP, lo prendiamo in carico. La nostra unità si è sempre occupata, insieme alla parte clinica, di fare ricerca. Abbiamo approntato delle sonde per le linfoscintigrafie, delle tecniche chirurgiche interessanti. Allora, l'ultimo lavoro scientifico della unit è questo, che è stato pubblicato adesso, come potete vedere, sul Melanoma Research, e nel quale abbiamo voluto vedere se la quantità di tumore presente all'interno del linfonodo sentinella, che è il primo linfonodo che drena, ripulisce la zona del tumore, possa essere messa in correlazione con le
eventuale interessamento degli altri linfonodi. E cosa abbiamo trovato? In oltre 1000 pazienti abbiamo visto che se abbiamo piccolissimi depositi di tumore, e la sede capsulare va bene, e questa è l'istologia per piccole zone e questa invece per interessamento massivo, se siamo in una di queste condizioni il rischio per il paziente di avere un interessamento degli altri linfonodi è inferiore al 5%. Questo vuol dire che con l'asportazione del linfonodo sentinella questi pazienti sarebbero guariti, non avrebbero bisogno di ricorrere a questo intervento che è molto impegnativo, in quanto viene tolto, questo è il sentinella, questo è il tumore, viene tolto tutti i linfonodi dell'ascella, quindi, o dell'inguine, quindi con ripercussioni anche più invalidanti, perché con questi piccoli depositi, come si vede, levando il linfonodo sentinella avremmo levato le uniche, diciamo, l'unico contenitore di metastasi. Avete sentito, non solo cura ma anche ricerca. La dottoressa Sestini è da poco stata in uno dei centri più prestigiosi degli Stati Uniti, che si trova in Texas, a Houston, proprio per il melanoma, per uno stage. Allora, intanto, com'è stata la sua esperienza? Che cosa fanno là? Infatti vediamo proprio le immagini e le foto di questo centro importante e che cosa, diciamo, ha portato anche al centro, perché insomma poi lo scambio scientifico è importantissimo, direi. Allora, l'esperienza è stata coinvolgente e stimolante. Le differenze più significative si hanno sicuramente nella terapia medica delle forme di melanoma avanzato, quindi quarto stadio, ma anche come terapia adiuvanti, perché loro hanno a disposizione farmaci che ancora in Italia non ci sono, quindi farmaci innovativi sia per quanto riguarda le terapie a bersaglio molecolare, l'immunoterapia, ma anche proprio molecole in corso di sperimentazione. Sicuramente da loro la sperimentazione corre veloce e anche tutta la pratica per approvare un farmaco è molto più rapida, quindi per me è stato molto interessante poter vedere l'uso di farmaci e quindi la loro efficacia e quelli che sono anche... Sono veramente efficaci come... Sono efficaci, alcuni più e altri meno, e anche gli effetti collaterali, perché poi deve essere tutto messo sulla bilancia. Esatto, e capire quanto è conveniente l'uso di un farmaco. Loro hanno un'altra differenza delle risorse importanti, per cui anche in sala operatoria abbiamo delle sonde all'avanguardia che consentono la chirurgia radioguidata, ma devo dire con mia grande sorpresa, in realtà poi le differenze, soprattutto in ambito della chirurgia del melanoma, non sono poi così importanti. Quello che sto cercando di riportare nella nostra struttura è un incremento della chirurgia microscopicamente controllata, detta MOS surgery o più correttamente modified MOS surgery. Rapidamente è una chirurgia in cui il chirurgo e l'anatomopatologo lavorano contemporaneamente mentre il paziente dorme, il chirurgo asporta l'anoplasia cutanea e il patologo effettua in immediata l'analisi dei margini e del fondo della lesione, consentendo quindi di osservare l'eventuale presenza di cellule tumorali non visibili ad occhio nudo, dando informazione al chirurgo che effettuerà un ampliamento fino a negativizzazione. Se è necessario, esatto. Quindi proprio in tempo reale. A Henderson hanno sviluppato una capacità di preparazione dei vetrini che consente in un'unica sezione di avere un'immagine in verticale dei margini e in orizzontale del fondo, che consente quindi di avere un'informazione utile e anche una colorazione anche in immunoistochimica che consentono di avere un'accuratezza diagnostica maggiore. Dico una cosa in maniera banale, perché il melanoma va in profondità, non è semplicemente che rimane, abbiamo visto anche dalle foto, quindi penetra dentro per capire quanto è penetrato. Esatto. Dico bene, sì. L'ho spiegato in maniera un po' in soldoni. Dottor Borgognoni, allora abbiamo detto che il centro si occupa non soltanto di melanoma, ma anche di altre forme avanzate e rare di tumori della pelle. Allora, intanto qual è il percorso da seguire, perché è importante per questi tumori, e soprattutto qual è il ruolo della chirurgia? E anche qui avremo delle foto che chiameremo al momento giusto. Sì, il percorso essenzialmente è il percorso che segue il melanoma, per cui il paziente che ha una lesione cutanea
sospetta in prima battuta deve andare dal medico curante, che lo invierà alle dermatologie di riferimento, che tratteranno la grande maggioranza dei tumori cutanei. Quando ci sarà bisogno di un intervento ricostruttivo maggiore, quando ci sarà bisogno di una chirurgia microscopicamente controllata, il paziente verrà alla Melanoma e Skin Cancer Unit. Teniamo presente che la grande maggioranza dei tumori cutanei non melanocitari insorge in sedi fotoesposte, perciò nella faccia, pertanto necessita spesso di interventi ricostruttivi perché può lasciare esiti cicatriziali importanti sia dal punto funzionale che estetico che della vita di relazione del paziente. Possiamo chiamare la foto 4 in questo caso? Sì, sì. Che così vediamo, ecco, vedi? Ecco, questa è una lesione cutanea molto ampia che deve essere asportata, fortunatamente è superficiale, ovviamente se non facessimo una ricostruzione qui potrebbe esitare una di quelle cicatrici retraenti che talvolta vediamo anche negli ustionati. Ecco, qui noi utilizziamo una tecnica che abbiamo preso in prestito, esatto, dalla chirurgia estetica, per cui noi praticamente possiamo scollare i tessuti cutanei al di sopra del sistema muscolo-aponeurotico della faccia, perciò lasciando intatti la componente vascolare, nervosa e dei muscoli minimici, e distendiamo questa pelle come un lenzuolo, lasciando cadere le incisioni lungo le unità estetiche, per poi avere un risultato, che è l'ultima foto che possiamo vedere, guardate, che minimizza quelli che sono gli esiti cicatriziali. Per cui questo è il compito della chirurgia plastica ricostruttiva nell'ospedale, quello di mettersi al servizio della chirurgia oncologica. Anche perché è importante, come dire, vedersi bene dopo che è successa una cosa del genere, fa, come dire, vedersi bene è importante anche per come ci si sente dentro e dopo aver superato un tumore, insomma, non è poco. Abbiamo pochissimo, però ci sono due argomenti che io voglio toccare. Dottoressa Sestini, siamo alle porte con la bella stagione. Già c'è chi si è messo già in costume in questi giorni perché è stato caldo. Allora, ma il sole è davvero la causa dei tumori della pelle? Allora, sicuramente l'esposizione solare è uno dei fattori patogenetici coinvolti nello sviluppo dei tumori cutanei. Non è sicuramente il solo, considerando che le neoplasie della cute si sviluppano anche in aree non fotoesposte o in pazienti che non hanno avuto un'eccessiva esposizione solare. Quello che è da sottolineare è che in passato si imputavano solo gli ultravioletti B come cancerogeni. In realtà oggi sappiamo che anche gli ultravioletti A, che invece venivano considerati solo nell'invecchiamento cutaneo, hanno un ruolo nell'eziopatogenesi delle neoplasie della cute. Dottor Borgognoni, per terminare, cosa fare e cosa non fare quando ci mettiamo al sole? Qualche consiglio proprio, che sono i soliti, ma ricordiamolo perché è importante. Sì, appunto, il sole si può prendere, bisogna prenderlo con attenzione, senza esagerare, evitare le ore centrali da mezzogiorno alle 4, usare le protezioni solari. Oggi ce ne sono di tanti tipi, consigliamo per i bambini delle protezioni solari che abbiano degli schermi di tipo fisico, che in pratica fanno una barriera nella quale i raggi ultravioletti rimbalzano, sono molto efficaci negli UVA e negli UVB. Per gli adulti si possono utilizzare creme solari che abbiano sia filtri di tipo fisico che chimico e poi in base al fototipo scegliere la gradazione giusta. Più alto è il fototipo cutaneo, perciò più la pelle è chiara, più alta deve essere la protezione. Una protezione 50 vuol dire che passa un cinquantesimo della radiazione ultravioletta. Ma ci si abbronza lo stesso e non fa male. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi per averci seguito.